da tantissimo che non portavo un contenuto, diciamo, no, più che altro era da tantissimo che non registravo, perché ho portato solo cose che già avevo registrato e dovevo solo montare. Finora vi ho portato cose comunque, e tu che fai? Tu non freni, grazie. Finora avevo portato cose già registrate, ma diciamo vecchie, comunque risalenti a settembre, magari a ottobre. Ora invece, ragazzi, è fine novembre e stiamo registrando. Perché sono tutti fermi? Ma qualcuno si caga? Tutti caccati per la polizia? Che state combinando? Ragazzi, come potete vedere dal titolo, è inutile girarci attorno. Questo video parla dei freni Brembo anteriori sinterizzati, bella cagnona, e dello scarico SC Project della mia bellissima Ninja, che praticamente sta diventando veramente una moto nuova. È una moto nuova. Questi che fanno? Vabbè, qua c'è ovviamente l'anarchia totale, non so nemmeno io perché ho preso questa strada, no, in realtà lo so, perché questa strada sbuca in autostrada, ma sì, insomma. Questa è una strada proprio di merda, è una strada di merda questa. Ecco, vediamo di frenare, vediamo di usarli i freni, eh. Dove fare quel pirla? Cos'è quel parkour dei poveri? Oh sì, bene ragazzi. Oh ragazzi, credetemi, io volevo andare a Monreale, sono partito dalla Zisa, volevo andare a Monreale e sono in corso Calatafimi, che in effetti mi porterà a Monreale, straordinario. Cioè ragazzi, in automatismo totale, ci sono andato proprio così. Ragazzi, mi punge la gamba come se avessi un'ape nei pantaloni, non sto scherzando, cazzo. Guarda, ma che macchina era? Le api pungono una volta e muoiono. E se mi stesse mordendo la gamba? Oli! Oli Paoli! Oli Busi! Oli Busi! C'è freddino, ragazzi, c'è un pizzico di freddino. Ma infatti io salgo per fare il video e poi scendo. Ma poi mi sto dirigendo esattamente alle nubi, vabbè, vaffanculo. Insomma ragazzi, non posso più tenerlo segreto, specialmente dopo che avete visto l'intro e dopo che avete letto il titolo. Oltre ai freni sinterizzati anteriori Brembo, io ho montato l'SC Project alla Ninja un anno fa. Questa montata risale, credo, a ottobre-novembre 2020. No, piano. A ottobre-novembre ho fatto rimettere la batteria. Ma il montaggio dell'SC Project risale, credo, a febbraio-marzo, perché stava ancora piovendo. Quindi era ancora inverno. Diciamo gennaio-febbraio, massimo marzo. E niente, ragazzi, che dire? Comprato dal sito ufficiale, ovviamente, perché queste cose si comprano... Non si comprano in giro su eBay, queste cose si comprano da chi di competenza. 390 euro, 390 euro, non mi ricordo se c'è uno spese di spedizione, non mi ricordo. E ragazzi, bello ragazzi, credo che sia stato T-Bone, credo, fra i miei iscritti a riconoscere sin da subito che c'era un suono diverso. Mi ricordo chiaramente il commento: Sicania, ma non è che hai... Brella questa. Ma non è che hai cambiato lo scarico, perché ha un suono diverso.
E io, ragazzi, ho fatto il vago per quasi un anno. Ma in effetti il caro T-Bone aveva ragione. C'era lo scarico nuovo. SC Project. Ragazzi, è una bestia, è una bestia. La Ninja con l'SC Project è una bestia. A parte il rumore, che ovviamente sono sicuro che là fuori ci siano scarichi più rumorosi, magari la Krapovic, il Termignoni, il Leo Vince, ma senza dubbio, ragazzi. Però a livello qualità-prezzo, ripeto, a livello qualità-prezzo, l'SC Project credo sia il migliore e mi soddisfa tantissimo. Ha questo rumorino proprio bellissimo. Ovviamente, ragazzi, il DB Killer è messo, perché se no la polizia mi fa, come si suol dire, un tappo di culo quanto una casa. Quindi il DB Killer è messo e non l'ho mai provata senza DB Killer, il sole mi acceca. La spinta, ragazzi, è maggiore, la spinta c'è. I dati sono i seguenti: secondo il sito dell'SC Project, questo scarico dà circa un cavallo in più, e il meccanico comunque mi disse che vedrò la differenza negli allunghi. E poi, ragazzi, questo scarico pesa, credo, allora, questo scarico pesa 3,8 kg in meno dello scarico originale. Ripeto, 3,8 kg in meno dello scarico originale. Si sente, ragazzi, cioè quando mi hanno riconsegnato lo scarico vecchio in mano per metterlo nello zaino, cioè si sentiva che avevo in mano un bambino, un bebè, ragazzi. L'SC Project è leggerissimo, guardate, sì. Sentite, ragazzi, come decolla, lo sentite come decolla? Mi sono girato da questo lato, cioè, ho proprio sbagliato lato. Aspetta un attimo, cioè, mi sono scordato da quale lato era lo scarico. Vabbè. Esatto. Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti, sono Sicania. Davanti a me c'è il regalino che ho ordinato il 5 marzo e che è arrivato ieri. Sì, avete capito bene. Scarico della SC Project. Buongiorno. Io ovviamente sono emozionatissimo perché è il mio primo scarico. Questo è a tutti gli effetti il primo scarico che compro in vita mia. E adesso io sto soltanto aprendo il cartone. Venite con me. Va bene. Ragazzi, qui dentro c'è il bambino, datemi un attimo.
Oh, babe, oh, babe. Io devo metterlo in un posto e farvelo vedere per bene. Carbonio con fondello in carbonio. Dall'altra parte è uguale, ragazzi, quindi non lo giro. Tuttavia immagino che questi siano gli adesivi, suppongo. Allora, ragazzi, avevo appunto sperato bene. Più che altro, qui ci sono ben due adesivi che immagino siano termici, termoresistenti. Qui c'è il tesserino dell'omologazione, proprio certificato SG Project per veicolo Kawasaki Ninja 250R. Conferma che il seguente scarico è conforme al bla bla bla, insomma, addirittura, ragazzi, c'è il tesserino. Scusate, il tesserino certificato approval, capito, ragazzi? Straordinario. E niente, ragazzi, sì, lo so, lo sto ripetendo, ragazzi, all'infinito, sono veramente gasatissimo. Non vedo l'ora che mi montino questo bambino per sentire il rumore che fa. Ragazzi, io questo video lo devo fare ora perché sto perdendo troppo tempo. Lo scarico è sporco, purtroppo. Lo scarico è sporco, il sole se n'è andato, però lo devo fare adesso questo video. Allora, SC Project con fondelli in carbonio e corpo in carbonio, con la plastica purtroppo non è serigrafata, non è un disegno. C'è l'adesivo di merda che però è, diciamo, termico, quindi suppongo si sia saldato, suppongo. Praticamente io ho cambiato il terminale, non tutto l'impianto, quindi ragazzi da qua a qua, ho cambiato questo. Da questa parte in poi è tutto SC Project. Lui, le molle, lo scarico, questa cinghietta di metallo e la cinghietta di gomma che c'è sotto. I meccanici hanno dovuto mettere un distanziatore, un dilatatore, perché se no sbatteva contro. Da tante soddisfazioni questo scarico è veramente bello. È compatto, ragazzi, ed è vero carbonio. Infatti lo sto toccando a mano senza scottarmi, è vero carbonio. Abbiamo le Michelin nuove, abbiamo lo scarico SC Project della Madonna, abbiamo i freni Brembo rossi, che potete vedere la pastiglia rossa. Niente, è una cosa bellissima. Io non so se si può vedere di là. Si sono appena fermati i carabinieri, non so perché. E sì, comunque la moto è praticamente tutta nuova. E mi manca soltanto l'unica cosa che vorrei fare, o un'altra cosa che vorrei fare, ma non ve la voglio dire, vi voglio tenere questo segreto. Però ho un'altra modifica da fare. C'è l'ultima modifica da fare alla Ninja e poi sono veramente soddisfatto. È una cosa che costa abbastanza, più dello scarico. Ve la rivelerò, diciamo, più avanti, decisamente più avanti. Ah, ragazzi, i carabinieri si sono proprio fermati per fare pattuglia, per fare, diciamo, la sosta, ho capito. Oh, ragazzi, sentitevi questa. Quando io sono, vabbè, io sono tutto in regola, cioè per una buona volta che sono in regola, cazzo. Quando mi sono fermato là, ho detto: accidenti, io sto andando quasi a 80, chissà se in quella rientranza ci sono i carabinieri. E ci si sono messi dopo, ma porca di quella. Ovviamente, ragazzi, gli scoppiettii sono bellissimi. Magari là fuori, ovviamente, ci sono scarichi che scoppiettano di più. Però per essere uno scarico dignitoso da 390 euro di una 250,
È molto soddisfacente, credetemi ragazzi, è molto soddisfacente. Trovo affascinante che a Monreale ci siano solo bar. Brutta questa pavimentazione. Nonno, guardate il nonno, guardate il nonno. Yeah! Sentite ragazzi come rimbomba, ora sì che lo sentite, beh, cioè prima non lo sentivate perché non sapevate dello scarico, ora che sapete dello scarico magicamente lo sentite. Però ragazzi se n'è andato il sole e sto soffrendo un po' di ghiaccio, non tanto, non mi voglio lamentare, però c'è una discreta quantità di freddo. Cioè io ragazzi sto morendo di fame, ma non conosco Monreale, quindi non saprei dove mangiare qui. Ho in statale, basta che andiamo a casa. Basta che cazzo di vento, ragazzi! Mamma mia, se n'è andato il sole! Mamma mia, se n'è andato il sole! Vorrei solo che i carabinieri mi raccompagnassero a casa. Ma chi me l'ha fatto fare di fare un video dello scarico proprio con questo tempo, col giubbottino di cotone? Ma porca puttana! E comunque, ragazzi, accidenti, è passato quasi un anno, quindi l'euforia del commentare l'SC Project diciamo è un po' svanita, però ora comprendo quelli che comprendo parzialmente, attenzione, parzialmente, quelli che sgasano e slimitano con lo scarico grosso perché è gradevole, ragazzi. Palermo, cazzo, c'è un freddo assurdo. Anche perché sono pure a digiuno, quindi ho il doppio del freddo. Signora, sono a digiuno, signora. Signora, sono a digiuno, aiuto. Oh, dimmi che l'avete sentito, vi prego, srapatapum. Oh, sì. Oh, babe. Trapani statale. Magari la prossima volta. La signora mi ha guardato con uno sguardo da porchissimo. La signora secondo me voleva un po' di moto. Ragazzi, com'era prevedibile, mi sta gocciolando il naso. Vaffanculo. Cioè, io non credevo che sarei uscito in moto, in montagna, e che il sole se ne sarebbe andato. Però c'è una fotografia meravigliosa. Però c'è comunque freddo. Però cazzo della miseria. Tu devi girare? No, tu stai solo andando. Attento nonno, grazie. Comunque, caro Sicania, devi andare piano, perché non solo qui la gente guida ovviamente come vuole, ma c'è comunque un certo traffico, cioè c'è una certa presenza umana, ecco, non siamo proprio in pista. Ecco. Questa è la terza Fiat tipo bianca che vedo ora, da quando sono salito qua. Mi arriveranno le multe per eccesso di velocità, perché da quando ho lo scarico, diciamo che me la prendo un po' più fresca. Sapete ragazzi una cosa che vorrei fare, ma non so come si fa, forse si comprano si comprano le rotelle grosse. Vorrei allungare i rapporti della ninja. Perché io mi ritrovo tipo in sesta e già sono a 7000 g, quindi no, allora io vorrei un modo per abbassare i giri della ninja. E ho saltato la pula, la cara pula, la pura biniere. Ragazzi, com'è che dietro ha ancora la Fiat Punto bianca? La tipo. Cioè, veramente ragazzi, non è forse questa zona, è la zona Calatafimi che è piena di tipo bianche? Boosh. Non puoi impedirmi di passare, babe. Io fucking motocicletta. Non mi è piaciuta quella girata di ruote, non mi è piaciuta per niente. Preferisco una clacsonata che ritrovarmi una macchina in faccia. Oh sì, Audi TT, oh sì, baby, come godo. Godor. Godor.
Ragazzi, ho famissima. Saranno le 3:30, le 4. Questo è il delirius famelicus. Cosa? Perché voi dovete sapere una cosa, ragazzi, non so come funziona nelle vostre città. Ecco. L'inversione a U a Palermo è all'ordine del giorno. Quando la gente ha sbagliato. Allora, da noi non esistono le rotonde, ragazzi. Da noi il concetto di rotonda non esiste, o comunque è stato introdotto molto recentemente, ragazzi, negli ultimi 5 anni. 5-4 anni. È da pochissimo, ragazzi, che l'urbanizzazione palermitana, io posso parlare per la mia città, ma immagino che sia così in tutta la Sicilia, ha deciso di adottare le rotonde. Prima, ragazzi, la rotonda qui non esisteva, la rotatoria, chiamatela come volete, non esisteva, ragazzi. Quindi, ragazzi, dovete capire che quando il palermitano sbaglia direzione, l'alternativa del palermitano sono solo due: o tirare dritto, 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 dritto finché non trovo un modo, un posto per inserire il veicolo e poi, diciamo, invertire la marcia in retromarcia, no? Quindi muso, retromarcia, cambi direzione. Oppure, non lo so, magari in un parcheggio, in un posteggio, in una via a senso unico, cose così, ragazzi. Ma la via più breve, dicevamo appunto, la via più breve, ragazzi, per un siciliano, per un palermitano, di cambiare direzione è piantarsi in mezzo alla strada e fare inversione a U. Quindi, ragazzi, se nei luoghi normali come la Lombardia, il Veneto, la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, se nei luoghi normali è normale, oh cazzo, ho sbagliato direzione, tiriamo dritto fino alla prossima rotatoria. No, ragazzi, qui quando il palermitano sbaglia direzione è orca puttana, marone, lo carmine. No, ragazzi, no, però diciamo che la questione è, mo aspetta, che faccio inversione a U? Questo pensiero, ragazzi, l'ho formulato ora, mentre guidavo, perché mi sono interrogato, ma perché il palermitano fa sempre inversione U? Il palermitano fa sempre inversione U, ragazzi, perché noi non abbiamo, ragazzi, le rotonde. Minchia filtering, yeah! Ragazzi, premio Nobel a Sicania per il filtering. Vanneg.